Adesso ricevamo un ospite che ci ha raggiunto in studio, festeggiamo un compleanno importante che come tutti i compleanni importanti dura almeno un anno, perché insomma sono, pensiamo ai 100 anni per Fellini e sarà così anche per i 20 anni delle Allegre Note. Abbiamo il piacere di avere in collegamento qui con noi, presente nei nostri studi, il maestro Fabio Pecci. Fabio, grazie di essere qui. Ciao, buongiorno, grazie a voi per questo invito. Allora, sono 20 anni di storia del coro Le Allegre Note, geolocalizziamoci, siamo a Riccione e soprattutto siamo vicini a tua grande passione per la musica. Tu insegni musica, ma poi nel tempo hai capito che l'insegnamento, quello scolastico, nelle orari insomma tradizionali non ti bastava più ed è nato questo bel progetto. Dobbiamo tornare un po' indietro con la memoria. Sì, dobbiamo tornare esattamente a... abbiamo fatto 20 anni qualche giorno fa, erano i primi giorni di febbraio e io ero a scuola per fare, io facevo tutt'altro, nel senso io sono violoncellista, suonavo in orchestra, suonavo in gruppi di musica da carro, ho cominciato a fare questi progetti per la scuola e così è iniziato il 2000, ho detto alla dirigente, beh dai, un millennio nuovo, facciamo qualcosa di nuovo. C'erano molti bambini che cantavano molto bene, io ho questa passione del canto che coltivavo da piccolo, in conservatorio ho cantato in tutte le formazioni possibili e immaginabili, ho detto, perché non proviamo a fare un coro di voce bianca, ma così senza neanche sapere a cosa andavamo incontro forse. La dirigente di allora, che era Iore Peliccioni, ha detto, ah, proviamo. Mi rispose, secondo me sei un po' matto, ma proviamo. E però è stata così molto disponibile e siamo partiti con questo progetto e non ci saremmo mai aspettati di arrivare dove siamo arrivati adesso. Sì, oltre all'età, anche soprattutto la crescita che c'è stata qualitativamente e anche numericamente. Sì, numericamente in questo momento siamo sicuramente il coro a voce bianca più grande dell'Emilia Romagna, ma non ho notizie di cori più numerosi, stabili anche sul territorio nazionale. Intanto io farei scorrere anche le immagini che ci sono le arrivate, le fotografie che ci raccontano questi anni di Allegre Note. Ecco Fabio, dicevi una grande crescita, siete partiti con un piccolo coro arrivando un po' dalla bellezza dell'ascolto delle voci di alcuni bimbi, esatto, delle scuole riccionesi, poi piano piano è diventata una bella occasione intanto educativa, perché dobbiamo dirlo, Fabio Pecci è un grande musicista, è un grande direttore di cori, però in realtà prima di tutto c'è questa passione per l'infanzia, mi verrebbe dire, anche per i più piccoli. Sì, lo dico sempre che io sono riuscito a mettere insieme le due cose forse più belle del mondo, che sono la musica e i bambini, i ragazzi, e poter lavorare con loro attraverso la musica è stato sicuramente per me una scoperta bellissima. Sì, diamo molta importanza anche all'aspetto educativo, non solamente a quello musicale, a parte che c'è bisogno anche di quello, perché insomma il vissuto musicale dei ragazzi purtroppo non è proprio un granché, però anche stare dentro un gruppo così ti fa proprio crescere a livello sociale, a livello personale, a livello umano. Poi abbiamo ragazzi che sono con noi abbiamo ancora due ragazze che sono con noi dal 5 febbraio del 2000 e ora hanno 27 anni. Hanno iniziato con voi? Sì, e poi ne abbiamo molte che hanno 18 anni, 19 anni di militanza, quindi ce n'è qualcuno che è diventato di famiglia. Gli anziani praticamente del gruppo, sì, gli anziani del gruppo. Chiaramente non cantano più nelle voci bianche perché... Certo, la voce è cambiata. Abbiamo sviluppato poi anche il coro giovanile, che è quello, il coro Note in Crescendo, che forse è quello che in questo momento ci dà più soddisfazione, perché è molto conosciuto anche all'estero, siamo invitati spesso in rassegne importanti, facciamo anche attività di concorsi anche all'estero con ottimi risultati, quindi è diventato un po' la punta di diamante dell'associazione. Che differenza c'è lavorare con i bambini e lavorare con quelli più grandi? Con i ragazzi più grandi? Ma sostanzialmente, a parte che devi gestirti un po' l'adolescenza, che non è proprio semplicissimo a 360 gradi, la differenza non è grandissima, anche perché sono tutti ragazzi che appunto arrivano al coro giovanile dopo aver fatto magari, ecco, questo esempio sono ragazzi del, questi sono i 15, questo è il Teatro Galli, vedo un po' di foto, beh, esatto, siamo infatti stati il primo coro a voci bianche a salire sulle tavole del Nuovo Galli. No, dicevo, non è molto differente, anche perché sono questi ragazzi che entrano nel giovanile vengono da 6, 7, 8 anni di militanza nelle voci bianche, quindi sono già incanalati in un certo percorso. Certo, i repertori che affrontiamo sono completamente diversi, perché il coro giovanile affronta anche dei repertori piuttosto complicati, cantiamo moltissimo a cappella, in polifonia, 6, 7, 8 voci. Quindi... Ma guarda, ad esempio, vediamo una foto, qui siete una marea, cioè sì, perché siamo poi metà, insomma... queste sono la... ecco, metà, ecco, solo metà. questo è il concerto con cui abbiamo aperto il ventennale, il 19 gennaio al Palazzo dei Congressi, questa è una Carmen a Savona, con tutti in costume. Perché poi ci sono anche delle esibizioni in teatri importanti, prima abbiamo accennato
al nostro Galli, ma vi chiamano anche in aiuto, diciamo così, a grandi produzioni in giro per l'Italia. Sì, siamo stati a fare Carmen, Tosca e Bohème in diversi teatri sul territorio nazionale. Abbiamo cantato, abbiamo avuto questa fortuna nel 2008 a Bologna, che poi è andato anche su Rai 1. Siamo stati diretti dal grande Claudio Abbado, insomma. Sono soddisfazioni. Fabio, ma 20 anni di storia, hai fatto due conti di quanti bambini ricordiamo? Io penso che, parlo soprattutto agli amici riccionesi, non ci sia un riccionese che non abbia in famiglia qualcuno che almeno una volta è venuto al coro o conosce qualcuno, un nipotino, insomma, diciamo che è abbastanza un punto di riferimento per riccionesi. Fatti i conti di quanti bambini sono passati in questi anni. Sì, noi non abbiamo molto ricambio perché molti stanno sono veramente molti anni, però certo. Diciamo che le presenze, se ogni anno facciamo i conti, abbiamo bucato tranquillamente quasi, siamo vicini a quota 3.000, a 3.000 presenze, sì, perché sono veramente tanti. Insomma, c'è una storia importante. Dicevi 20 anni che vengono festeggiati, come giusto che sia. Sì. Dove sarà questa festa? Ah no, la festa dura un anno, come quello di Fendi. Però c'è un appuntamento particolare, se non sbaglio. Ne abbiamo tantissimi, perché abbiamo pensato di fare proprio un anno di festeggiamento, anche perché 20 anni, quando abbiamo chiuso il decennale, abbiamo detto, accidenti, abbiamo fatto 10 anni, no? E io scherzando ho detto, ci vediamo al ventennale. Poi il ventennale è arrivato. E fondamentalmente, quando adesso guardiamo i primi 10 anni, ci sembrano niente, confronto quello che sono stati i secondi 10 anni. Quindi abbiamo pensato di fare proprio un anno di festeggiamenti, di concerti, di uscite importanti. Quest'anno andremo a cantare per Parma, capitale italiana della cultura. Abbiamo delle cose molto importanti anche a Bologna, in Liguria, andremo fino in Francia. Però abbiamo voluto partire da Riccione. Qualcosa in casa va fatto. Certamente, abbiamo fatto il concerto il 19 di gennaio. Adesso domenica prossima facciamo una cosa particolare, perché siccome la musica sacra contemporanea è diventata un po' un punto fermo del nostro repertorio, abbiamo una collaborazione bellissima con i parroci del Don Franco e Don Valerio dell'Alba Mater. Soprattutto noi cantiamo molto alla Mater Admirabilis, perché come acustica, è il posto dove si canta meglio Riccione. E domenica prossima abbiamo chiesto di loro, siccome sono sempre i nostri concerti, vengono spesso, ci ospitano quando facciamo manifestazioni, abbiamo voluto proprio organizzare una messa dove, invece che avere il coro della chiesa che canta il repertorio, facciamo proprio un repertorio molto importante con tutti i cori schierati. Saremo più di 400. Sono noi più familiari, chiaramente, certo. Che sono tutti. Ecco, infatti, una domandina al volo sui familiari, perché quando si coinvolgono bambini che entrano all'interno del coro molto piccoli, 7-8 anni, insomma, i primi passetti li muovi a quegli anni lì, il rapporto con le famiglie, che poi immagino cresca anche con. Ma vuol dire aver incontrato 3.000 bambini vuol dire aver incontrato 6.000 genitori, che non so quale sia. Forse facile. È più complicato incontrare i genitori. sì, allora devo dire. Com'è che. Com'è stato? Com'è questo rapporto con le famiglie? Allora, adesso è molto, tutto molto più spianato, perché siamo diventati una realtà. Quando il genitore porta il bambino lì, sa che entra in un binario che parte dal coro dei bambini piccoli di 5-6 anni e può andare fino al coro giovanile, dove appunto hanno 20 anni in più. Di 20 anni, certo. Però il rapporto con i genitori, devo dire che abbiamo intanto un gruppo, quello che è diventato, perché siamo diventati un'associazione, chiaramente, perché la scuola non riusciva più a gestirci tra aerei, treni, alberghi, ristoranti. Diventava complicato. Ci vuole uno di segreteria solo per voi. Allora abbiamo fatto un'associazione che continua a lavorare in sinergia con la scuola. Abbiamo un gruppo di genitori che sono fantastici, che veramente mandano avanti tutto quello che è extra musica, che è tantissimo, perché c'è un lavoro immane. E per dire, organizziamo anche da 7 anni un concorso corale solo per voci bianche a Riccione. Abbiamo portato in questi anni più di 90 cori a Riccione, e fanno tutto loro, sono i volontari, sono quelli che fanno la reception, quelli che fanno la segreteria, che fanno le premiazioni, a parte la giuria, fanno tutto loro, sono veramente fantastici. I genitori, è molto bello il rapporto che si instaura anche con le famiglie, a parte che loro sono diventati molto gruppo, quindi escono insieme anche al di fuori delle cose relative al cuore. Però una volta che abbiamo fatto un po' capire, perché sai, viviamo un po' nell'epoca dei social, dei talent, allora molti arrivano lì pensando che adesso, che gli abbiamo fatto un po' capire che è un lavoro diverso, pochi se ne vanno, sono veramente pochi. Poi tutti vengono un po' affascinati da questo lavoro, e questo forse è un altro bellissimo risultato, perché io delle volte guardo con la stessa gioia il gruppo dei genitori come quello dei bambini, perché anche loro. Ma perché li hai fatti cantare nell'ultima esibizione per il ventennale? Noi abbiamo, oltre alle allegre note, poi le note in crescendo, e mi piace molto questa cosa che i genitori capiscano che tipo di lavoro fanno i figli, poi quando lo provano sulla loro pelle lo riconoscono e dicono, ma loro cantano delle cose difficili. E c'è il coro dei genitori per il ventennale che ha cantato già con loro e canterà anche domenica, si chiamano le dolenti note, hanno scelto loro il nome. Sono quelle allegre e quelle dolenti. Ringraziando Fabio, sì, esatto. Noi vi proponiamo quello che è stato il
una dei brani nel concerto inaugurale proprio della scorsa stagione del concorso corale Città di Riccione. Mm-hmm. Quindi andiamo nel maggio del 2019. Questa è Whisper. Ah, Whisper, sì, un brano di Gilpin molto divertente. E ce l'ha, insomma, così volevamo anche farvele sentire, anche perché credo che per Fabio, insomma, venga a rappresentare qui tutta una storia molto bella, una storia che appartiene un po' anche a Riccione. Fabio, forse possiamo chiudere dicendo questo. Sì, sì, noi abbiamo aperto il concerto del ventennale, quello il primo che abbiamo fatto, dicendo il nostro coro è Riccione, perché i ragazzi sono di Riccione, siamo nati nella scuola di Riccione, siamo anche molto contenti che un'esperienza così sia nata dentro la scuola. Si parla sempre così male della scuola, no? Invece poi la scuola fa anche delle cose bellissime e ci vuole chi le valorizza. Dobbiamo soprattutto raccontarle le cose belle, esatto, che accadono, perché ce ne sono davvero tante. E il coro nato grazie alla tua grande passione, poi insomma messo insieme, sì, a tante altre persone anche, però credo che siano in molti a dirti almeno con il cuore grazie di quello che hai fatto in questi 20 anni, che magari farai nei prossimi 20. Li facciamo, sì, crescere, facciamo diventare i ventenni le dolenti note loro, esatto, perché arriveranno, sì, a 40 anni loro. Fabio, allora ci lasciamo in musica, lasciamo il modo migliore per salutarci. Benissimo. Grazie e grazie, auguri. A voi. Auguri grandi.